È stato approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria il piano straordinario di contenimento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie. Cos'è questo provvedimento in sintesi? Ma è un provvedimento che cambia il modello di organizzazione per erogare tutte le prestazioni, sia diagnostiche sia specialistiche, ai cittadini in tempi molto più congrui di quelli attuali. Le aziende entro il 10 settembre ci proporranno un piano che prevede l'estensione dell'orario di accesso utilizzando il pomeriggio fino alle ore 22, utilizzando anche i weekend se necessario per alcune strutture sia ospedaliere sia dei centri di salute territoriali. Durante la conferenza stampa di presentazione del piano, la Presidente ha posto l'accento su alcuni passaggi del nuovo sistema. Fra questi, la presa in carico del paziente che necessita molteplici controlli direttamente da parte della struttura per rimandarlo alla successiva prestazione con tempistica congrua. Caso in cui rientrano il 90% dei cittadini che si rivolgono a liste d'attesa programmate. Due, più in generale, gli obiettivi del piano. Il primo è quello come si fa in termini di appropriatezza prescrittiva, ovvero cercare di governare la domanda di bisogno di salute, in maniera tale da evitare che i cittadini agiscano nel, diciamo, richiedere, e quindi i medici nel richiedere, prestazioni che sono inutili o inefficaci o comunque inappropriate, come si dice in gergo. Dall'altro siamo intervenuti sull'offerta delle prestazioni, e questo è il principale intervento che caratterizza questo piano straordinario per il contenimento delle liste d'attesa. E l'altro obiettivo, per quanto riguarda la parte, diciamo, degli esami tecnologici, è quello di andare a tenere aperte le strutture, far lavorare cioè le macchine almeno 12 ore al giorno. Altra questione messa in evidenza, l'introduzione della prenotazione in overbooking, così da reintegrare eventuali disdette, e del recalling con la stessa ratio a ridosso della visita. Il tutto in una visione del sistema sanitario regionale che oggi eroga circa 8 milioni di prestazioni all'anno, sempre più integrata. Un'organizzazione che chiede anche uno sforzo agli operatori, ai medici, ai professionisti, ai tecnici del sistema sanitario, un accordo con le organizzazioni sindacali, ma anche risorse finanziarie che la Giunta regionale e le aziende mettono a disposizione dell'attuazione di questo piano.